Accogliamo e accogliamo con un grande applauso, un applauso anche a voi che siete così numerosi, la casa ci riempie il cuore di gioia. Facciamo un applauso anche ai Seven Seas Dixieland Orchestra che hanno intrattenuto in tutto questo momento con la loro splendida musica. E siamo qui in attesa, oggi un giorno particolare, un giorno di festa, l'inizio dell'estate. Adesso andremo un po' più a fondo a questa faccenda, a capire perché è stato scelto proprio oggi e c'è un orario particolare che è le 16.57, ecco, mi correggono, per il taglio del nastro, proprio un orario che determina l'inizio dell'estate. Poi capiremo un attimino meglio con qualcuno che ne sa di più, ma adesso sono qui col presidente. Presidente, buongiorno. Buongiorno e grazie a tutti quanti per avervi ospiti questa sera e mi auguro che possiate passare qualche ora in completo relax in nostra compagnia. Presidente, oggi è un giorno importante per lei. Quanta paura, quanta tensione, quanta speranza, quanti sogni. Senza svelare troppi retroscena, perché poi ci sarà un momento dedicato esclusivamente a approfondire anche tutto quello che c'è. Ma adesso vorrei sentire da parte del Presidente giusto qualche parola che ci dica cosa c'è come prospettiva, come sogno per l'azienda, speranze, aspettative, quello che speriamo e quello che ci aspettiamo di realizzare. Ma la scelta del tema di oggi non è per niente casuale, una nuova stagione sicuramente non soltanto dal punto di vista meteorologico, è una nuova stagione, mi auguro, per tutto il mondo enologico abruzzese. Abbiamo guardato oltre quelli che erano gli steccati e oltre quelli che erano i confini dei nostri orticelli. Siamo orgogliosi, siamo sicuramente emozionati, molto emozionati, perché veniamo da un lavoro improbo, abbiamo dato tutto quello che si potesse dare. Abbiamo avuto la fortuna di avere degli eccellenti collaboratori e abbiamo avuto il piacere di conoscere delle splendide persone. Il resto preferirei dirlo oltre. Va bene, grazie Presidente. Un applauso al Presidente, che oggi lo sento anche abbastanza emozionato. Proprio poco fa parlavamo e diceva l'emozione è una cosa che riesco a gestire in altri ambiti, però oggi cercherò di gestirla, di contenerla nel miglior modo possibile. Presidente, voi detenete un primato, che è quello della spumantizzazione, la prima azienda in Abruzzo che spumantizza, realizza gli spumanti, quindi abbiamo un nome, abbiamo un'etichetta con una denominazione tutta abruzzese. Come ci si sente? Ma io credo che ci si senta benissimo, anche perché, come ho già avuto modo di dichiarare, l'Abruzzo della spumantizzazione entra in questo mercato dalla porta principale. Entra dalla porta principale perché abbiamo dei prodotti di eccellenza, abbiamo dei prodotti autoctoni di sicura e di certa qualità. Cosa ci spinge ad essere oltremodo ottimisti? Ci spinge ad essere oltremodo ottimisti la presenza anche di un know-how e di capacità professionali importanti. Quindi se andiamo a sommare la capacità delle professionalità presenti sul territorio con ciò che la natura, con quanto riusciamo ad ottenere dal nostro lavoro, dai nostri vigneti, non possiamo fare altro che guardare con ottimismo verso il futuro. Esatto, Presidente. L'Abruzzo è una terra piena di risorse, quindi noi puntiamo sull'Abruzzo. Allora, torniamo alla giornata, la scelta di questa giornata, il solstizio d'estate, il 21 giugno alle 17.45, tra pochi minuti andremo a fare il taglio del nastro e diamo inizio a questa avventura. Io chiamerei qui, Presidente, anche Nico Di Rocco, se è nei pressi. Eccolo qui, proprio alle mie spalle. Buongiorno, buongiorno Nico. Buongiorno, grazie per l'invito che abbiamo accolto come associazione molto molto volentieri. Il progetto è un progetto eccezionale, mi congratulo ancora chi lo sta portando avanti, perché è un progetto immenso, grandioso. Nico, presidente associazione Astrofili Frentani, ed è qui oggi. Allora, il presidente dell'associazione Astrofili. Allora,
volevo riagganciarmi a quello che aveva appena detto il Presidente, una nuova stagione. Astronomicamente parlando, chiaramente oggi inizia una nuova stagione, il 21 di giugno di quasi tutti gli anni inizia una nuova stagione per il nostro pianeta che gira attorno al Sole incessantemente da 4 miliardi di anni. E abbiamo una particolarità in questa giornata, oggi, il 21 giugno, che il Sole raggiunge la parte più alta del cielo rispetto a tutto l'anno. Questo per quanto riguarda l'emisfero nord. Noi in Abruzzo, Ortona, l'Abruzzo, comunque in tutto l'emisfero nord il Sole arriva a questo apice. Arriva a questo apice proprio in questi minuti, e arriverà, c'è un momento magico di passaggio, astronomicamente parlando, proprio che avviene in questa data. Cambia anno per anno c'è qualche minuto che guadagniamo, circa 6 ore ogni anno, poi in realtà dopo 4 anni le cose vengono rimesse a posto l'emozione. Sì, ne parlavamo, facciamogli un applauso così tranquillizziamo. Sì, dagli anni bisestili, che quindi ogni 4 anni ci riprendiamo un po' quello che abbiamo guadagnato anno per anno. Quest'anno proprio alle 16:57 c'è proprio questo passaggio astronomico, quindi in una fase in cui il Sole arriva ad una posizione che, la faccio breve, in alcune zone della Terra, nel tropico del Cancro, arriva al punto più alto del cielo, e sono proprio le 16:57, 20 minuti da adesso. E che cosa succede? Questa è una data importante, il 21 di giugno, perché in tutti i popoli della Terra hanno sempre avuto un legame forte con il Sole. Il Sole illuminava le giornate. Fino a pochi anni fa, centinaia di anni fa, non avevamo l'illuminazione che potevamo sfruttare per lavorare fuori d'orario. E questa giornata più lunga era vista come quasi come un'emanazione divina, un'elargizione divina che dice: ok, oggi puoi dare qualcosina in più. Questo un po' in tutti i popoli della Terra. E l'ONU, l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, ha caratterizzato questa giornata come la giornata mondiale in cui si celebra proprio questo solstizio. E mette un po' d'accordo tutti i popoli della Terra, cioè a iniziare dai greci, gli egizi, gli antichi abitanti dell'Inghilterra, e fino ad arrivare ai Maya e agli Aztechi. Molti hanno costruito monumenti orientandosi con il sole, con le ombre, proprio per questo, per cercare di seguire questi fenomeni. Oggi noi celebriamo proprio questo istante, quindi tra pochi minuti avremo diciamo il passaggio geografico, astronomico della Terra in questa nuova stagione. Grazie per l'appoggio, per queste parole, e complimenti ancora per la scelta. Questa nuova stagione che mi auguro poi possa portare a migliorie, sempre nuove sfide, sempre nuovi orizzonti. Grazie Nico. Infatti mancano 5 minuti, poco più di 5 minuti. 17? 57, avete ragione. Io mi sono fissata a 47 oggi, non so perché. Bene, manca ancora, siamo un po' in anticipo. Allora approfitto per fare una domanda. Forse mi sapete rispondere, forse no. Chiedo se c'è una connessione tra solstizio, sole, influenza planetaria e uva, vitigni. Ci può essere? Chi mi risponde, Presidente? Ma decisamente sì, io credo di sì, assolutamente, perché il variare delle stagioni influenza tantissimo il prodotto che poi andrà a trasformarsi in vino. E volendo entrare un attimo nei tecnicismi, ciò che è fondamentale è lo sbalzo termico giorno-notte. Quindi le ore di sole incidono decisamente per quanto riguarda la giusta maturazione delle uve, ma la frescura notturna è quella che sicuramente poi conserva i profumi e le caratteristiche e le strutture tecniche del vino stesso, assolutamente. Nico, vuoi aggiungere qualcosa? Ho già detto tutta la parte tecnica, sicuramente c'entrando. Allora, effettivamente il fatto di avere una giornata più lunga, per quando l'uomo era legato alla terra, era un qualcosa che lo spingeva comunque a fare di più. Si risvegliano, tutti i sensi che si risvegliano come persone, si risvegliano proprio in primavera e estate, quando c'è più luce.
e con questo tutte le attività legate alla terra, legate all'agricoltura, all'allevamento, di conseguenza anche a noi, quindi. Grazie, grazie mille Nico. Allora, in attesa di fare il taglio del nastro e della ascoltiamo ancora un po' di intrattenimento dei nostri amici musicisti che faranno ancora qualche pezzo e poi ci ritroveremo tutti qui fra qualche minuto per svelare il nostro marchio aziendale e fare il taglio del nastro e fare accoglienza all'interno della cantina. Grazie. Thank you.
alla Dixieland Band, siamo pronti per il primo momento magico, alla presenza di alcune personalità della Costa dei Trabocchi, alcuni dei sindaci che invito qui ad avvicinarsi sul prato insieme al Presidente. Siamo pronti per uno dei momenti più importanti della giornata, che è quello dello svelamento del marchio, appunto, della cantina Vinco. Vedo già qualcuno posizionato dietro il tendone, io adesso vorrei un po' di partecipazione da parte vostra con un bel oh, lo voglio sentire però, eh. Oh, se ci aiutiamo anche con le mani, oh, siamo pronti, più forte, più forte. Oh, e siamo pronti? Più forte, altrimenti non lo fa il taglio, eh. Ole! E facciamo un applauso, grazie, grazie Presidente, grazie a tutti i presenti. Questo è veramente uno dei momenti più emozionanti della giornata, penso, vero Presidente? Decisamente sì, è un giorno che aspettavamo da tanto, e viverlo in questo momento, viverlo con questo clima, viverlo con queste persone è sicuramente un motivo di grande emozione. Un augurio grande da parte nostra, da parte di tutti, che questo progetto abbia una vita immensa. Allora, portiamo avanti ancora un po' con la musica, ci intratterranno perché siamo vicini al countdown. Mancano pochi minuti, tra poco ci sarà il taglio del nastro e l'accesso alla visita guidata all'interno della cantina.
E mancano 5 minuti al countdown, sono i 5 minuti all'inizio dell'estate. Sta a posto. Aiuta per fare pantalla. Oggi ho staccato un po'. Al countdown, noi siamo pronti, emozionatissimi, vedo che siete arrivati, siete in parecchi, siete tantissimi, siamo tutti pronti per iniziare. Presidente, è impaziente di tagliare il nastro, mancano ancora 3 minuti. C'è qualcuno che mi spinge, quindi ci avviciniamo per non essere impreparati. Siamo pronti in prima linea. Ci ha fatto la laurea, ma che ha fatto lì? Dodici, undici, dieci, nove, otto,